Presidente del Consiglio che garantisse la viabilità delle basi aeree italiane. E quindi però batté scalfa in questa corsa chi per primo aveva votato un comunista a Palazzo Chigi. E poi sono rimasti buoni, ottimi rapporti. L'ultima volta che l'ho sentito è stato quando mi ho chiesto un'intervista per Sabina che stava girando Dracula, che ancora non si chiamava Dracula, non si spera il film che titolo avrebbe avuto, e Sabina mi ha chiesto se potevo chiedere a Cossiga di riceverla per fare una chiacchierata, e quindi io lo chiamai e lui, che ci stava già molto male, mi disse: certo, certo, venite, vi aspetto quando volete. Poi Sabina però rinunciò perché stava in montaggio, insomma non si fece più nulla. Cossiga peggiorò, come tutti sappiamo, quest'estate è morto. Per me è stata anche la morte di una persona molto cara, da cui ho imparato anche moltissimo, perché avevo avuto il privilegio, perché poi era un forte intellettuale, molto, non aveva nulla di democristiano, era un personaggio a sé stante. Bene, io ho ancora molte domande da rivolgere, però preferirei che qualcuna la faceste voi. Ovviamente quando dico molte non le farò tutte, qualcuna me la terrò, quindi non vi impedirò il sonno stanotte. Però vorrei, se c'è qualcuno che ha la curiosità e la voglia di fare qualche domanda, ovviamente siamo a disposizione. Prego, c'è un microfono oppure scendo io? C'è un microfono, bene. Una domanda brevissima, se Guzzanti si ricorda chi avrebbe dovuto andare, essere eletto al posto di Cossiga se fosse stato dichiarato matto? Questo non si sa, si facevano vari nomi, mi dica lei, perché secondo lei chi? No, era pura domanda di non, io non so chi fosse, chi potesse essere, però non ricordo neanche il periodo, era la fine del 91. Sì, forse non la fine, era il 91. Sì, sì, sì. Beh, era cominciata questa campagna nel luglio del 90. Una campagna che aveva coinvolto, adesso questo non è, guardi, mi ricordo che si erano fatti dei nomi, adesso mi coglie di sorpresa. Beh, il favorito forse era Andreotti. Ma no, Andreotti non faceva parte del gioco di quelli che volevano far saltare Cossiga. Quindi mi dispiace, ma non mi viene, so che se ne parlò, ma non mi viene. No, Andreotti fu segato nel 92 dalla vicenda, sì, certo, ma insomma quello dopo la fine del settennato quasi completo di Cossiga, Andreotti fu segato dall'omicidio Lima, insomma, che lo mise fuori gioco. Lei se lo ricorda chi era secondo il candidato ipotetico del no, era un'informazione inside. Se era disponibile, se lei la conosceva l'informazione. Guardi, devo la mia cattiva memoria, la mia amnesia, perché la verità è che c'era, non era uno solo, c'erano un paio di nomi che circolavano, e però adesso non me lo ricordo, questa è la sinceramente, devo andare a ripescare i miei appunti di memoria. Certamente era un'operazione che aveva questo fine. Però... Beh, altre domande? Prego. Salve, buonasera. Sì. Allora, volevo un attimo tornare sulla tematica aziendale riguardante il De Benedetti, no? E l'Olivetti, momento dell'Olivetti. Prima avete parlato del fatto che c'è stata questa presunta vendita di tecnologia all'Unione Sovietica, ok? Questa presunta? Vendita di tecnologia. No, la vendita è stata reale. Allora, a maggior ragione, la domanda è quanto veramente
Io non credo, non sono certo, però non credo che ci sia una relazione causa-effetto per quella vicenda della caduta della Olivetti come azienda. Non penso. Non vedo neanche come avrebbe potuto, francamente. Ho pensando che il professore che era negato, non sbaglio, che ci sta ancora tu, fosse mai quinta americani, una specie di. No, gli americani seguitarono a fornire. Intel, che era il processore, credo che fosse un processore di IBM, l'hanno prodotto finché Olivetti ha comprato e montato i computer. Non è che non è finito sulla lista nera e quindi non ha subito questa limitazione. No, non direi. Altre domande? Separato il mercato delle auto dal mercato di tutto il resto, dall'Iveco, dai trattori, da tutte le attività editoriali, finanziarie, e ha creato un'azienda che non sta più in Italia, che è di fatto americano-italiana, che monta automobili prevalentemente in Polonia e in altri stati dell'est. Non abita a Torino e è dedicata soltanto alla tecnologia dell'automobile. Beh, questo è esattamente l'opposto della visione invece integrata e ecumenica che aveva Gianni Agnelli, per cui ciascuno di questi pezzi faceva parte dell'organismo complesso della Fiat, che era appunto un'azienda di Stato. Oggi l'azienda Fiat non si può più definire un'azienda di Stato, di parastato, nel progetto Marchionne. Se poi andrà avanti, se avrà successo, questo non lo so, ma è proprio il contrario. Abbiamo una ibridazione Fiat Chrysler con un futuro più americano che italiano, di prodotti che vengono pensati anche oltreoceano, spesso montati e assemblati dell'est europeo. A me mi sembra abbastanza drastica, insomma, come cultura, no? Non lo so, non sembra. No, a me mi curiosiva il fatto che la 600 era il simbolo della macchina per tutti, invece la 500 stessa, la 600, la 500, ora la 500 è entrata nel commercio con un prezzo assolutamente elevato. Infatti la 500 è la macchina fighetta che ha preso il posto della Mini Morris, insomma. Spazio 5.000 euro ci sarebbe molti di più, no? Ma difatti quello è un mercato, poi che hanno le smart e tutte queste altre micro vetture, tra l'altro pericolosissime, che girano con. E su quello la Fiat è stata lì nel 7, se per esempio ha fatto un'operazione per appunto della smart, che fu un'operazione, anche se adesso che ha perso, che dire, la Fiat però della 600, perché la 500 fu sì una macchina popolare, ma la 600 era però la macchina della famiglia, italiana, cioè la 600 e il 600 punti, per le famiglie che avevano più piccoli figli. Anche a casa mia mio padre comprò la 500, che si chiamava Topolino, anzi, che A, B e C, cosa diceva di sé, che era proprio come la macchina di Topolino di Paperino, insomma, però ci si entrava dentro in 12 uno sopra l'altro, dove esistevano cinture di sicurezza. Quelle hanno fatto certamente la storia d'Italia. Oggi le macchine che fanno storia sono le macchine ibride, sono le macchine con le nuove tecnologie di energie rinnovabili, su cui sono molto avanti i coreani, i giapponesi, no? La Fiat sta sotto quel, però è proprio cambiata la ragione sociale, insomma, della Fiat. La Fiat non è più una fabbrica italiana, ma l'Italia è una fabbrica mondiale di macchine per il mercato universale, insomma. Bene, allora, per lanciare anche il prossimo libro, perché questo non sarà l'ultimo.
suo libro un'ultima domanda, dalla telecrazia alla mignottocrazia, no? Paolo Guzzanti non ruppe, però sfilacciò il suo rapporto con Eugenio Scalfari e con Repubblica, perché andò a condurre nella televisione di Stato, su Rai 2, una trasmissione che si chiamava Rosso di Sera, no? E questo venne visto nel 1989, perché era una rete craxiana. Io ho tentato, c'era un programma che non era craxiano,